Ci troviamo di fronte ad uno splendido quadro, ben dipinto, di corpi nudi, nella totale nudità, quindi nella verità della scena. Ecco, è proprio una scena, quindi diciamo che in questo senso troviamo nell'arte pittorica la possibilità di vedere anche l'arte della scena, quindi del teatro. Si chiama infatti proprio così, Scena dal diluvio universale, è del 1826, Joseph Désiré Court. Ecco, allora, vediamo di vedere un po' questa scena, cosa ci dice. Beh, parla di una scelta molto difficile e angosciante, e racconta quindi un momento drammatico. Durante il diluvio universale, un uomo è in salvo su una roccia e tende la mano, sembrerebbe decisamente al padre, vecchio, anziano, mentre la moglie, con le sue ultime disperate forze, gli sta porgendo il figlio, il neonato. Ecco, è evidente che ogni personaggio in questa scena è simbolo di un concetto. Il bimbo è certamente il futuro, l'anziano, il vecchio, è il passato e l'uomo nudo sulla roccia è il presente. Ma anche il bimbo è simbolo della speranza, l'anziano della memoria e l'uomo dell'azione presente che cambia il mondo. È tutto nelle sue mani, è tutto nella sua responsabilità e nella sua forza che esprime anche con questo corpo nudo e muscolare. Che cosa farà l'uomo? Cosa fa nel presente? Beh, pare che stia cercando di salvare proprio il passato. Forse nella paura di perderlo, di perdere quell'appiglio morale, spirituale, su cui si è sempre appoggiato, in cui ha trovato rifugio. Facendo così però, che cosa fa? Beh, mette a rischio il suo futuro, che è il bambino, che è bisognoso del suo aiuto per sopravvivere, crescere e progredire, prosperare. E potrebbe quindi trovare nel giovane padre sostegno e conforto. Il futuro quindi è a rischio in questo momento. Ma d'altra parte l'uomo cerca di salvare la memoria storica, che permette a se stesso e anche alla sua discendenza di conoscere la propria identità, le proprie tradizioni, la propria cultura, lo spirito del proprio popolo. Senza il passato, quindi, non può esistere il futuro. E qui è bella la metafora perché ci fa capire quanto sia importante il vecchio morente, che pur tuttavia non è morente, ma perché sia malato, ma perché comunque un vecchio è destinato a durare poco. Eppure sembra che quel figlio propenda per salvare il suo passato. Quindi si concentrerebbe quell'uomo a cui è delegata la salvezza e la scelta. Sembra concentrarsi solo sulla memoria, e però così rischia di perdere di vista il futuro che è la speranza, ecco, con la S maiuscola. La scelta è davvero terribile. E la donna? Ecco, la donna naturalmente è simbolo dell'energia vitale, è simbolo della vita che genera e che si rigenera. Perdendo lei, all'uomo cosa resta? Resta ben poco per cui combattere e fra cui scegliere. Quindi vediamo in questa opera straordinaria un racconto. Abbiamo di fronte a noi l'opportunità ancora di poter condividere insieme a quest'uomo la sua disperazione. Se salva il padre, perde la speranza, quindi disperanza, non c'è più la speranza. Se salva il figlio, non sappiamo ancora quale sarà la sua scelta, perché la mano certo si accinge verso il padre, ma potrebbe improvvisamente cambiare la sua destinazione e portare invece in salvo il suo futuro, che poi è anche il presente, perché la donna è il suo presente. La donna però si appoggia fortemente, con grande forza, ad un ramo solido
Quindi sembra quasi che la donna possa avere più opportunità di salvezza rispetto al vecchio, che è decisamente ormai in una situazione che lo porta a non avere nessun appiglio e ad essere completamente perduto e nelle sue ultime forze. Ultima cosa che mi viene in mente guardando questo meraviglioso quadro è che vi è quasi un riferimento, ecco, questa è una mia ipotesi, anche alla straordinaria Cappella Sistina, dove possiamo vedere una mano di un vecchio che protende il dito, in questo caso è nella parte superiore dell'immagine, verso un figlio che protende il dito ma ancora non si toccano, come se vi fosse anche lì una specie di appello alla salvezza, che in questo caso viene dato dal grande padre, in questo caso è Dio, e dal figlio nascente, creato, che è Adamo. In questo caso abbiamo il capovolgimento della scena, dove il figlio deve salvare il padre. Forse in un'ipotesi secondaria a questo quadro vi è anche la possibilità di individuare quel disperato appello che negli ultimi tempi viene fatto perché Dio non ci abbandoni,